Capire questo 0-0 perché si sono affrontate due squadre dello stesso valore o perché entrambe è mancato qualcosa? No, due squadre che vivevano un buon momento, il campo l'ha dimostrato, abbiamo cercato tutte e due di vincere, loro hanno avuto un'occasione chiara al primo tempo e basta, poi credo che anche noi abbiamo cercato di creare qualcosa, ma oggi credo che il risultato di pari sia giusto. Considerando il fatto che la vittoria in trasferta per voi non è ancora arrivata, perché per fare il salto di qualità serve ancora qualcosa oppure questa era la partita giusta per farlo? Sicuramente serve qualcosa, perché non possiamo pretendere di fare un salto e non vincere mai fuori casa. Allora questo deve essere il punto di partenza, un pari in un buon campo, difficile campo, però la vittoria è importante, i pareggi non portano niente, noi dobbiamo puntare a vincere. Adesso abbiamo uno scontro in casa col Chievo decisivo e dobbiamo cercare di capitalizzare al massimo, però siamo contenti di questo pari. Porterai un po' di pace tra Barrientos e Maran? Abbiamo visto un po' di tensione, magari tu non te ne sei accorto, te lo diciamo, ci sono delle tensioni, gestire tutto questo gruppo può essere complicato. Noi capiamo, ci sono dei giocatori che tengono così tanto a giocare che loro vivono per il calcio. Ora magari è come quando a un bambino gli dici che la cioccolata non fa bene, però la vuole mangiare, e a volte ci sta che uno sia deluso di uscire, ma ovviamente deve sempre rispettare tutti gli altri, i compagni, gli allenatori, cioè, va bene essere delusi di essere sostituiti, però dopo bisogna rispettare, ci sono delle regole ed è giusto che si mantengano, poi il resto è giusto che il mister faccia le sue scelte, va bene così. Dirai ora negli spogliatoi? No. Cosa dirai? Ma siamo grandi, siamo abbastanza grandi, avevamo 30 anni tutti, non c'è bisogno di fare una scuola di educazione, la gente sa quando sbaglia e quando fa le cose fatte bene. Grazie, complimenti. Grazie allora.